Allora, seconda giornata del 12° congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Claudia Sterzi qui a Chianciano. Claudia, ovviamente stupenda, stupenda come sempre. Buongiorno. Già ieri... Sono carina, ma insomma... Lo dobbiamo dire, dai. Ieri, prima giornata, con una certa effervescenza, una cosa abbastanza inconsueta. Il tema di fondo, si pensava fino a qualche giorno fa, fosse appunto Radicali Italiani sì, Radicali Italiani no. Poi è giunta una candidatura extracongressuale di Rita Bernardini, addirittura con una mail, pare, su intestazione del partito radicale transnazionale transpartito. Tu cosa pensi di tutta questa storia? Cosa penso di tutta questa storia? Vabbè. Cioè, sì, la lettera non è una cosa, è verificabile, è stata mandata una lettera dal... No, bisogna che me lo tenga da me, Gianni, scusami, mi dà fastidio vedermelo così. E è stata mandata una lettera dal Partito Radicale Transnazionale, proprio come intestazione, firmata da una dozzina di persone, nella quale si invitano le persone non soltanto a venire, ma si propone anche la candidatura di Rita Bernardini, non solo, ma si ventilano, io la mattina sono un po' dislessica, magari sbaglio gli accenti, si ventilano, mi sembra che si dica, anche delle candidature per tesoreria e presidenza, si fanno i nomi di Bandinelli, Besceglio, Rosso di Vita, Testa. Ora, io non mi risulta che un partito mai si sia messo a mandare delle mail per proporre una segretaria o un segretario, il tutto... Poi sì, certamente c'è anche il fatto che fino a ieri l'altro sembrava che la cosa più fondamentale fosse quella di chiudere i Radicali Italiani, all'improvviso diventa fondamentale tenerlo aperto per le stesse persone che volevano chiuderlo e addirittura proporre una segreteria. Del resto però nell'ultimo anno abbiamo avuto diversi di questi esempi di cambiamenti all'ultimo, per esempio elezioni di marzo, quando sono, scusami, le elezioni della lista GL, quando sono state, non mi ricordo il mese, comunque era stato detto non ci presenteremo a queste elezioni fanno schifo, noi non ci presentiamo, e poi è stata fatta la lista AGL. Referendum, mai più referendum, i referendum fanno schifo anche proprio di per sé, se abbiamo detto che non ne facciamo più assolutamente, poi appena fatti i primi sei, anche i secondi sei. E quindi non è una novità il fatto di avere questo tipo di atteggiamento che io, sperando di non offendere nessuno, definirei capriccioso, perché con tutto che la politica è fluida e che si può sicuramente cambiare idea da un'ora all'altra, e da un giorno all'altro questo tipo di cambiamenti, specialmente quando riguardano il livello interno, hanno un che di capriccio, perché com'è possibile che fino a ieri i Radicali Italiani fosse un soggetto inutile da chiudere e ora all'improvviso diventa un soggetto al quale iscriversi con lettera motivante dal partito perché le persone si iscrivano e vengano a votare? Cioè bisogna a un certo punto decidersi se e come. Poi c'è tutta la vicenda delle, che spero non venga fuori ancora al congresso, ma paura che invece venga fuori, di tutte quelle che sono state le fortissime critiche ai Radicali Italiani, ai Radicali Roma, compresa la vicenda, la calunnia mostruosa delle firme che Pannella ha detto in conversazione domenicale, che le firme del referendum Roma si muove, in realtà non erano 44.000 ma erano 26.000 e per quello sono state nascoste. Poi è venuto fuori che le firme sono 44.000, magari saranno 43.900 per carità, però sono effettivamente quello che era stato detto, e non sono più al partito perché il segretario, che allora era Maggi, è stato richiesto proprio di levare questi scatoloni di firme che erano rimasti in magazzino al partito, altrimenti sarebbero state mandate al macero. Per fortuna Riccardo l'ha messo appunto a casa della ormai mitica nonna, che stiamo per eleggere la segretaria, infatti, e quindi sono verificabili, sono contabili, secondo me l'onere della prova sta all'accusatore, quindi Pannella e gli altri, perché poi alla fine se ne parla sempre in maniera vaga, però esiste un gruppo di persone che sta operando in questo modo ormai da tantissimo tempo, appunto con questi cambiamenti in corsa di progetto, con queste forme anche diffamatorie in qualche modo, appunto come questa delle firme, ed è formato da più o meno da quelli che hanno fondato la lista GL, più o meno, non perché ci sia una relazione, cioè comunque c'è una relazione di persone in ogni caso, più o meno le persone sono quelle, a
cominciare dal tesoriere del Partito Radicale Transnazionale che è Maurizio Turco, e poi tutte le altre persone, Rita stessa, Irene, cioè tutte le persone che sono più intorno e più vicine a Marco. E ieri sentivo anche Marco che diceva, criticava l'ordine del giorno di questo congresso per il fatto che le relazioni del segretario e del tesoriere sarebbero state dopo le commissioni, e diceva evidentemente non hanno molto da relazionarci perché hanno fatto poco segretario e tesoriere dei Radicali Italiani. E io a questo punto vorrei chiedere, e penso chiederò anche in plenaria, non so se voglio tanto di intervenire, però se intervengo chiederò cosa ha fatto allora il PRT negli ultimi 2 anni, quale iniziativa politica ha fatto, visto che c'è una critica rivolta ai Radicali Italiani sul fatto che addirittura non ha fatto niente, invece mi sembra che abbia fatto molto, tutto sommato, nelle condizioni date. Io vorrei sapere cosa ha fatto il PRT, quando è che si prevede un congresso, quando è che si prevede l'elezione di un segretario. Ci stiamo trascinando dal 2002 con una forma detta galassia, che però non regge perché ha dei soggetti che non sono più attivi al suo interno, non riconosce altri soggetti che invece attivi sono. Cioè io ormai poi sono anni che vado sempre a quasi ogni intervento dicendo che se siamo una galassia e finché non cambiamo struttura lo siamo, poi se cambiamo struttura poi bisogna cambiarla prima, il nostro centro è il PRT, e quindi se non ci occupiamo del PRT o PRNTT come si vuole chiamare, se non lo ristrutturiamo in qualche modo, se non lo rendiamo efficace, efficiente, razionale, strutturato, e difficilmente anche i soggetti che girano poi intorno e che sono federati possono avere chiarezza di intenti e chiarezza di linea e di azione politica. Che altro ti devo dire? Ieri abbiamo sentito Viale che ha detto che per quanto riguarda appunto il Partito Radicale Transnazionale Non Violento è una cosa ormai da superare per come sta adesso. Questa galassia ormai non funziona più, si è espresso in questi termini il presidente di Radicali Italiani. Quindi insomma probabilmente questo è un sentito di parecchie persone. Sì, la galassia non funziona più, ok, questo è un sentito di parecchie persone, verissimo, e va bene. Però se si vuole ristrutturare questa galassia in qualche modo, se si vuole renderla altro, bisogna partire da un congresso del PRT, perché quello è il soggetto centrale. Per cui bisogna partire da quello e bisogna anche avere delle proposte alternative, perché poi tutto questo chiacchierare contro porta poco, perché poi siamo arrivati al congresso di Radicali Italiani con la candidatura di Vita, che è una candidatura forte comunque, e come opposizione, tra virgolette, diciamo, non siamo riusciti a produrre né una mozione alternativa né un candidato alternativo. Quindi bisogna avere delle idee chiare, ma anche avere delle proposte. Io spero che Viale sia fatto un discorso del genere, non l'ho sentito, ma perché forse non ero in quel momento. Ah, nell'intervista che vi avevi lasciato non l'ho ascoltata. E evidentemente io spero che, se si permette di fare, come del resto un po' tutti, se ci permettiamo di fare delle critiche, si spera che abbiamo delle proposte alternative anche da portare. Per me la proposta alternativa per quanto riguarda la galassia sicuramente è quella di convocare il prima possibile come un vero congresso del PRT, dove si elegga un vero segretario con delle candidature vere, effettive, cioè rimettere in moto il soggetto o chiuderlo, per carità, mica è obbligatorio per forza rimetterlo in moto. Per quanto riguarda i Radicali Italiani, l'ho già detto all'ultimo comitato, per me l'iniziativa deve ripartire proprio da quegli argomenti che hanno visto il fallimento del referendum, e quindi immigrazione, droga e abolizione e la lotta anticlericale, e quindi l'abolizione dell'8 per 1000, anche il divorzio breve, perché no? Io partirei proprio da quel referendum che non sono riusciti a ottenere le firme, anche per referendare un'altra volta o con altri tipi di iniziative e di azioni, ma come temi per il prossimo anno io sceglierei proprio quei temi che non hanno raggiunto le firme, almeno per il momento, nei 6 referendum cambiamo noi, perché un po' di continuità comunque ci vuole, ed è quello che forse è sempre mancato all'iniziativa radicale, è proprio la continuità sugli argomenti. Una continuità c'è chiaramente nei decenni addirittura, certo che c'è continuità, però sugli argomenti spesso ci sono delle discontinuità piuttosto forti. Capita per esempio che arriva una persona nuova al partito, si occupa di un argomento e non trova niente, se non attraverso l'archivio di Radio Radicale, non trova una cartella, un cassetto dove gli venga detto su quell'argomento negli anni precedenti cosa è stato fatto, cosa è stato detto. Ecco, questo un po' ci manca e ci toglie quella che è la nostra forza, cioè la forza della durata, perché la durata è la forma delle cose, però se non c'è una testimonianza di questa durata, una forma che poi sì, sicuramente l'archivio di Radio Radicale in questo senso serve, però non è sufficiente, non può essere sufficiente.
E Claudia, ricordiamo a chi ci ascolta che Claudia Sterzi cura una rubrica su Libre TV che si chiama Leggera Euforia, molto seguita. C'hai in mente qualche idea, qualche argomento che tratterai nelle tue. Adesso sono diventate un po' delle pillole e forse sono anche più. Diciamo hanno un'attitudine a essere più virali, perché io infatti ho fatto apposta, anche quando vi faccio i video di 25 minuti cerco sempre di spezzarli. Sì, bene, fa piacere. E penso che sì, debbano essere un po' più corti rispetto alla mezz'ora, perlomeno fare due pezzi di un quarto d'ora l'uno, perché io per prima, se vedo sul 30 minuti di durata, anche comincio a guardare una cosa. E ormai siamo tutti un po' così, anche se è un errore, non è giusto, tutto quello che vuoi, però la realtà è quella che è, e se vivi sul fiume devi fare il conto con coccodrilli, come si dice. E quindi cosa parleremo? Ma io penso che sia molto importante il livello europeo a questo punto dell'antiproibizionismo e di quella che può essere l'iniziativa anche radicale o comunque antiproibizionista radicale. E quindi nelle prossime settimane ci occuperemo molto, continuando a stare dietro a tutto quello che si muove nel mondo, perché comunque va seguita la legislazione, l'azione legislativa in Uruguay sicuramente va seguita, vanno seguiti i due referendum americani che ancora fanno fatica a implementarsi seriamente rispetto poi a quelle che sono le leggi federali, va seguita quella che è la preparazione dell'Assemblea dell'ONU del 2015, mi sembra, dove verranno ridiscusse le convenzioni ONU. Vanno seguiti una serie di paesi che si stanno muovendo ampiamente sul fronte delle leggi sulle droghe, però penso che come iniziativa nostra ci convenga in qualche modo riuscire ad allargarsi dal livello italiano al livello europeo. Bisognerà che l'Europa, fra le altre cose che deve mettere in comune, fra le altre politiche che devono diventare europee invece che nazionali, penso che quella sulle droghe sia un esempio di come bisogna ragionare sul livello europeo, perché è inconcepibile che un ragazzo europeo cresca con l'esempio di posti dove tu puoi andare senza nemmeno passaporto, cioè tu viaggi tranquillamente in Europa senza passaporto, 18-19 anni, io parlo di ragazzi giovani, vai in Olanda dove la cannabis è una merce come un'altra, che poi non è vero, la legge ha delle scorciatoie, ok, però quello che vedi con gli occhi, l'impatto reale, che tu vai lì, vai al coffee shop, ti compri, fumi, vai in Spagna, trovi ragazzi che coltivano fino a 6 piante a testa in casa tranquillamente, hanno le loro piante e se le coltivano. Vivi in Italia, anche in Francia, dove ci sono delle leggi molto dure, dove ti dicono che la cannabis è la via d'ingresso nel tunnel che ti porterà alla morte. Cioè, queste discrepanze non rischiano, rispetto ai ragazzi, di non far prendere sul serio niente, perché un ragazzo che si rende conto di queste contraddizioni semplicemente non prende più sul serio nulla di quello che viene detto intorno all'argomento. E quindi secondo me il livello europeo è particolarmente importante. Ci sono delle, perché la legge sulle droghe è qualcosa che è stata lasciata alle iniziative nazionali. C'è una strategia dell'Unione Europea che però dà solamente delle linee guida che sono estremamente fumose. Io ho letto quelle 2005-2012, sì certo, questo è la European Commission, che però non è su un livello europeo, quello è su un livello globale. Sì, leggevo l'altro giorno su un giornale francese appunto che c'erano degli esperti e dei politici francesi che si incontravano con gli esperti della Global Commission. Poi noi in Europa abbiamo avuto il Portogallo che è stato un pioniere della sperimentazione della legalizzazione delle droghe, quindi avremmo dovuto prenderne maggiore esempio. Invece poi il Portogallo è servito come base di dati alla Global Commission e non purtroppo all'Europa. Ci sono state due appunto documenti, strategie dell'Unione Europea sulle droghe, uno 2005-2012 e uno adesso 2013-2020. Sostanzialmente sono molto simili, il secondo è un pochino scritto meglio, un po' più lungo, però alla fine molte chiacchiere, non dicono quasi nulla, e gli obiettivi che si ponevano nel 2005-2012 non sono stati raggiunti, tant'è vero che il consumo è cresciuto, l'età media si è abbassata e tutta la serie, è cresciuto il policonsumo e tutta la serie di danni sociali legati non tanto all'uso delle droghe dal mio punto di vista quanto al proibizionismo. Okay. A questo punto, questa lunga intervista, abbiamo spostato Claudia, la ringraziamo e le auguriamo ovviamente un buon congresso e devo dire la verità, auguriamo anche che decida di fare questo intervento. Intervento in plenaria? Ma sì, certo. Grazie Claudia Sterzi. Ciao.